secondi in questo Juventus Milan, anzi Milan Juventus da Monza 2-2. Diciamo che in astratto il risultato è giusto perché è stata una bella partita molto molto combattuta, ma al tempo stesso brutta, perché il peggiore in campo è stato il campo, il terreno di gioco veramente impraticabile. Non so quanto abbia influito la pioggia consistente che c'è stata nelle ore antecedenti la partita e quanto il drenaggio del campo e la qualità del terreno di gioco. Questo non ha favorito un bel gioco, una bella partita dal punto di vista estetico. Nel secondo tempo si faceva fatica a fare due passaggi di fila per entrambe le squadre, e quindi questo è stato un handicap per entrambe le squadre. Non è certamente un problema principalmente per la Juventus, però è stata una partita veramente molto molto combattuta, senza esclusione di colpi, e fino alla fine, ma si percepiva proprio nell'atteggiamento di entrambe le squadre, anche nelle prime battute, che si sarebbero date battaglia fino all'ultimo secondo. È stato così? Ha segnato il Milan all'ultimo, veramente all'ultimo minuto. Mancavano 20-30 secondi dell'ultimo minuto di recupero su una punizione dalla tre quarti. Lì, sinceramente, ha sbagliato un po' tutta la nostra difesa, perché né Girelli né Sembra hanno saltato. Praticamente si sono avventate due o tre milaniste, e alla fine è arrivato questo colpo di testa sulla quale Laura Giuliani, che è stata autrice di una grande partita, di grandissime parate, anche pochi secondi prima su Bergamaschi, non ha potuto fare nulla. Un po' di rammarico. Un bel po' di rammarico, perché comunque riesci a rimetterti in corsa dopo l'1-0 del primo tempo, fai il 2-1 e dopo che appunto hai subito il pareggio, l'hai quasi chiusa, sarebbe stato punteggio pieno ancora dopo la sesta partita, 18 punti, staccando di 5 punti le squadre dietro. Invece adesso con Juventus-Roma, che ci sarà domenica prossima alle 12:30, e poi anzi, Roma-Juventus, e poi ci sarà Juventus-Fiorentina sabato 30 novembre alle 14:30, quindi due sfide molto difficili, e c'è il rischio anche di un contraccolpo psicologico per noi, per le bianconere. Spero e credo che non ci sarà. Nel frattempo sta rientrando anche Bonansea, che oggi era in panchina e non ha visto il campo perché ancora non può giocare, ma probabilmente nei prossimi giorni potrà anche giocare, quindi ci sarà anche un'arma in più. Però effettivamente veramente veramente una batosta, perché sarebbe stato meglio pareggiare nel corso dei 90 minuti, diciamo serenamente, magari senza fare quel 2-1 che ti ha illuso, piuttosto che prendere una mazzata del genere, sinceramente. Anche perché la Juventus, prima di fare il 2-1, ha avuto diverse occasioni per segnare. Con Cernoia, qualcosa ha provato a fare Girelli, c'è stata l'occasione di fare quel gol che non è arrivato, quindi c'è anche il rammarico magari di non aver fatto qualcosa in più. Ma la stessa cosa poteva dire e può dire il Milan, perché il Milan, soprattutto all'inizio, perché è partito alla grande, il Milan appunto con una traversa, con grandi parate di Laura Giuliani, poteva passare in vantaggio invece di subire lo svantaggio da parte della Juventus. Ottima partita da parte di Valentina Giacinti, mi è piaciuta tanto. Chonch è sicuramente una giocatrice che scopro oggi, sinceramente, perché non avevo ancora avuto modo di guardare il Milan femminile, ed è veramente una grande giocatrice. Ma nel Milan hanno giocato bene in tante, nella Juventus pure. Sicuramente il campo, ripeto, ha avuto il suo influsso negativo, ma io mi sento di dare diciamo il premio della migliore in campo a Saragama, perché queste sono le sue partite, queste sono le partite in cui ci mette grinta, carattere e esperienza, ci ha messo veramente tantissima voglia ed è stata determinante in tante situazioni difensive, soprattutto nel secondo tempo. E meno male che non era al meglio, probabilmente non doveva neanche giocare, perché davanti ai miei occhi, perché ero presente qui a Benevento per Italia-Georgia, è uscita dal campo per un piccolo infortunio, poi ha saltato l'altra partita e ha recuperato. Però c'era il rischio che non potesse giocare, invece c'era, ha giocato molto bene ed è stata determinante. Benissimo, secondo me, ha giocato anche Pedersen, che è una centrocampista, una giocatrice di altissimo livello, forse di un livello proprio superiore. Forse in difficoltà Cristiana Girelli oggi, non è riuscita ad incidere in fase d'attacco, ha avuto proprio la difficoltà probabilmente nei duelli, nel cercare gli spazi. Saggia ancora una volta comunque la lettura della partita da parte di Rita Guarino, che da questo punto di vista non perde un colpo, perché ha inserito Staskova alla ripresa, togliendo a Luko, che si era un po' innervosita e che non riusciva a giocare bene, e Staskova è stata determinante perché ci ha fatto il gol del 2-1, ha fatto anche delle grandi giocate. Bellissimo tra l'altro il gol dell'1-0, una verticalizzazione alla Bonucci di Linda Sembrant, che ha messo nello spazio Valentina Cernoia, che ha fatto un cross fantastico. Alla fine c'è stato autogol di Fusetti, ma avrebbe segnato Martina Rosucci in ogni caso, perché lì il portiere era Corenciova, era uscita praticamente a vuoto. E poi per il resto è stato veramente un batti e ribatti, una bella partita, comunque un bello spot, diciamo, per il calcio femminile, se possiamo usare questa espressione, anche se, ripeto, è stata sporcata da un campo sporco, da un campo insidioso, da un campo che non facilitava
il movimento del pallone, il giropalla e il gioco effettivo. Veramente grande rammarico, ripeto, per quello che è stato il risultato finale, però ancora ribadisco che comunque tutto sommato era anche giusto così, cioè se vogliamo vederla astrattamente, il 2-2 era proprio il risultato più giusto per le occasioni che ci sono state, per il modo in cui si sono sfidate le due squadre anche a centrocampo, per i valori che hanno messo in campo anche i due allenatori con le sostituzioni, con le letture tattiche. Sicuramente è stato un bellissimo scontro di vertice. Diciamo che è proprio la dinamica che non va, è la dinamica che fai fatica ad accettare inevitabilmente da Juventino, ma insomma, ma è così. Comunque ci ha riservato grandi emozioni questo Milan-Juventus 2-2. Ditemi come la pensate, se avete visto qualche difetto in più di quelli che ho visto io nella Juventus, se poteva andare meglio questa partita, se effettivamente era inevitabile tutto sommato questo 2-2 per come si è mossa, per come è andata, insomma, per quello che è stato l'andamento della partita e quindi quanto è il vostro rammarico. Ditemi la vostra nei commenti, mettete like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando la campanella per le notifiche su tutti i prossimi video, compreso quelli sulla Juventus femminile, sulla Juventus Women e sul calcio femminile in generale. Grazie per la vostra attenzione, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!